è una cosa molto semplice, con una sessantina di ospiti intorno a un lungo tavolo, tra cui alcune figlie, le persone più vicine a lui, e di persone, diciamo, fuori dell'ambito stretto, c'è Gigi D'Alessio, che appena cantato, sono io, e c'è Salvini. Gli altri sono i parenti della sposa, i parenti di Berlusconi, quindi amici stretti, famigli. Non mi pare che ci siano, cioè, non veramente con Palonieri, eccetera. Poi il resto, il tavolo, tanto molto buono, effettivamente, poi i grembiulini dati per proteggersi dal pomodoro, e poi canzoni, e poi... Senta, ma il presidente ha cantato qualcosa? Sì, ha cantato con Palonieri. Prima ha cantato con D'Alessio delle cose da Palotane, e poi quella che ha cantato con Palonieri non me la ricordo, però in francese, non testo francese, questo sicuro. Ma senti, ma secondo lei come lo classificherebbe? Un matrimonio o una festa di fidanzamento? Secondo lei cos'era? Ma non lo so, io sono contrario al matrimonio, quindi glielo ho detto subito, e quindi... Lei gli aveva sconsigliato di sposarsi? No, sconsiglio a chiunque, non tanto. Comunque credo che sia il suo ultimo matrimonio, non so se ne sarà altri. D'altra parte, che la configurazione non sia di un matrimonio classico, mi pare di capire, non ho visto ufficiali comunali che collocare il bagno. O, come dire, preti è impossibile, ma neanche ufficiali comunali, quindi è una cerimonia, si dice, meglio che sia un fidanzamento.